Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico Lipi2il200. Siamo qui oggi ancora su Dishonored. Ragazzi, vi ho soltanto un pezzettino, non vi siete persi nulla di che. C'era solo io che facevo vedere solo che tipo raggiungevo io un questo posto qua, che praticamente c'era da raggiungere la casa di questo del medico. Ecco, non mi ricordavo già più di questo medico, perché dobbiamo rapirlo e portarlo alla nostra alla nostra tana. Anche tu sei morto malissimo. Ma perché mi prendi a spallate tu, maledetto? Ok, ho renderizzato un muro di luce, adesso vediamo cosa succede. Ok, a me non mi ha fatto niente, dovrebbe fulminare i nemici. Ottimo a sapersi. Ora saliamo le scale e andiamo a rapire quel dottore. Permesso! Zingheria! Io non voglio fare del male a nessuno, io devo solo rapire persona. Tu chi sei? Qualcuno mi aiuti! Magna, magna. Figa, me l'ho picchiato dentro! Ma gli ho picchiato dentro! Madonna, corvo, ma che potenza c'hai addosso? Cioè, l'ho toccata a malapena! Ci siamo andati vicini! Oh, pietà! No, no, no! Non ho fatto niente, tipo. Social, non ho fatto niente, sì. Guardate. Visto? Alcune volte in questo gioco ci sono dei passaggi complessi, no? Tipo ci sono delle trappole che sono messe lì che vi friggeranno subito, diciamo, no? Ma tante volte in questo gioco, per riuscire a battere le trappole, serve solo un po' di astuzia. Cioè, come ho visto, io ho fatto un percorso alternativo e, come avete potuto vedere, ho disinnescato questa trappola con facilità. Però adesso, allora, obiettivi: rapisci Slokov. Ok, devo rapirlo. Dove trovo mia preda da rapire? Sei qui dentro? O sei qui dentro? No. Ti serve Baron. Braccio, no, più tu, mio. Grazie per essere morti. Ora troviamo Slokev, il medico. Hanno aperto il ratto. Perché avete aperto quel povero ratto? Cosa gli ha fatto di male? Io rubo tutto, tanto nessuno mi dice niente. Cosa?
Ah, è il distributore di olio di balena. C'era all'inizio del gioco. Allora, comunque, ragazzi. No, niente, ve lo dico la prossima volta. Non l'ho ammazzato. Giuro, non l'ho ammazzato. L'ho solo rapito. Cioè, gli ho lanciato un sedativo. Ah, c'è Samuel. Andiamo da Samuel. Allora, per chi non si ricorda chi è Samuel, cosa un po' improbabile perché sia per tutta la durata del gioco, Samuel è praticamente, cioè non che io ne sappia quanto dura il gioco, però me l'hanno detto, Samuel, altro sì che non è, è quel tizio che ci porta in giro per il mondo. Certo, ovviamente manca l'olio di balena. Vabbè, ok, me la faccio a piedi. Stavo dicendo, Samuel è quella persona che ci porta nelle varie zone della città a compiere i nostri obiettivi. Tanto questo qua sta russando. Samuel, tranquillo, arriviamo. Ho rapito persona. Tanto io non posso usare la spada, posso solo sparare. Samuel, sto arrivando, compagno. Ah. Ma perché l'hanno riattivato? Scusami un attimo, per cui tu stai dormendo, quindi. Guardate, Non vale così, cazzo. Non so che non avrei dovuto usare quella freccia, ma va bene così, ragazzi. Dai, che sto cercando di rapire una persona! Non vi mettete in mezzo tutti voi! Ecco, vedete cosa succede? Mi fate uccidere un po'. Ascolta, c'ho qua, dottore. Non fare rompipalle. Tu vai a pensare ai cadaveri. Io qua mi faccio fare i miei. Vicino c'è un edificio parzialmente in rovina. A quello che un tempo era il terzo piano, troverai un dipinto. Un tempo che a tutti i c'è una cassaforte dietro il dipinto. Un pericoloso intruso è stato avvistato sul ponte di Coto, vicino alla casa di Alto. Ci andremo la prossima volta. Il personale in zona adotti le misure necessarie a proteggere il sotto. Ok, ce l'abbiamo fatto. Possiamo rimanere. Il medico regge in persona. Sì, lo so. Come rapitore di persone. Non sono niente male. Ritorniamo a casa. Facoltativo. Esamina la cassaforte che l'ho dimenticata. Ho sempre ammazzato 54 persone. Ho ammazzato. Ma quel civile là non l'ho ammazzato. Gli ho picchiato dentro. Gli ho picchiato. È morta da solo. Cioè, non lo so, io l'ho toccata. Questo qua ha fatto. Ah! Stocca, ha tirato la testa contro uno spigolino. È morta! Io cosa c'entro? Vabbè, dai, continuiamo.
Marisnania, è già notte. Non so cosa ho detto, ma è venuto così, ragazzi. Chiedo scusa se, se magari ho detto una parolaccia in russo o se ho detto qualcos'altro, non l'ho fatto apposta. Mi è venuto in mente così, perché l'avevo sentita da qualche parte, ma l'aveva messa in testa un mio amico russo. E non mi ha detto neanche mai il significato di questa parola. Tanto che allegria questa canzone, proprio tu. Bravo. Nemmeno 10 soldati avrebbero fatto di meglio. Le conoscenze di Sokolov ci permetteranno di colpire al cuore il Lord Reggente e di restituirti la tua vita. Presto non dovremo più stare nell'ombra. Il medico Regge è un genio, ma è stato sciocco a proteggere il Lord Reggente. Ci ha dato l'Elisir, le armi. Avrebbe elevato la nazione. Ora invece pagherà l'alleanza con un tiranno. Ti sono molto grato. Se vuoi riposare, questo è il momento. Sì, sì, andiamo a Ninna Nanna. Mi è rimasta in mente questa accento russa perché avevo appena finito di parlare con un mio amico che ce l'aveva molto pronunciata, non in questa lingua, e adesso me l'ha messa in testa. Ehi, hai fatto delle facce davvero buffe mentre dormivi. Ho deciso di dormire nella tua stanza mentre Calista faceva il bagno. Mi ha detto di correre sempre qui in caso di guai. Calista viene a prendermi appena è pronta. Grazie, Corvo. Mi sento meglio. Ok. Dai, lasciamo vedere. Il disegno di Emily che vi dicevo. E vi ricordo che c'è ancora quel di... Vi ricordo che Emily è ancora la nostra figlia, la figlia di Corvo. Però non mi ricordo dove, cioè non so praticamente dov'è la stanza di Emily. La danza dell'investitura inizierà immediatamente. La danza dell'investitura? E che minchia di roba è? Il restauro del ponte di Goldwyn è rinviato. Ma indeterminato. Usatelo a vostro rischio e pericolo. Io direi, ragazzi, che per oggi è tutto da Lippy Dwayne. Al prossimo video. Ciao!